Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video recensione. Allora, all'inizio stiamo parlando del video recensione per quanto riguarda i nuovi prodotti del marchio Fiorentini. Ci sono state tantissime novità sul sito di AS Food, tra cui anche questo marchio qui. Io ho preso tutti i prodotti, se vi siete perso il video unboxing ve lo lascio giù nell'info box. All'inizio ero proiettata a fare un unico video, quindi una mega challenge, però poi ci ho pensato un po' su, ho detto ok, visto che il mese di novembre sarà comunque non molto ricco di video, ho deciso di realizzare per voi quattro video recensione. Io direi di iniziare subitissimo dalla linea, perché poi ci sono varie linee. In più, in questa linea c'è un intruso perché ho cercato di fare quattro video con quattro prodotti ognuno. Iniziamo con la linea sì e no. Io suppongo che questa sia la linea perché il marchio è Fiorentini, gusto formaggio. Eccola, qui vi leggo ovviamente la descrizione dietro e sul sito di AS Food, come sempre, avete il mio codice sconto che è Giulia010. A snack tutto di mais non fritto, senza grassi idrogenati e senza glutine. Quindi fantastico. La porzione da 40 grammi. Scadenza ovviamente lunghissima, 20 settembre 2022, e io dopo 6 giorni sarò vecchia. Quindi io direi di assaggiare questo gusto formaggio non fritto. Mi ispira tantissimo. Ma che poi se fossero delle mini gallette comunque aromatizzate. Quello qui sono triangolini. Wow! Super croccanti, veramente tanto croccanti. Questo da accompagnare con qualche salsina. Veramente buono questo formaggio. Il mais prevale tantissimo sul gusto formaggio, però è molto buono. Devo dire la verità, non è un gusto molto forte, molto invasivo. È un gusto molto delicato, però si sente il formaggio. Andiamo avanti, voi sapete che faccio poi una classifica, mi piace sempre farla, quindi ci sarà anche qui, anche se la vedo abbastanza complicata come classifica, però ci riuscirò. Andiamo con un gusto molto forte che quest'anno mi ha accompagnato veramente tanto in vari video, in varie challenge. Sto parlando del gusto Sweet Chili. Mi preoccupo un bel po', però. Vedendo che il formaggio era abbastanza tenue come gusto, lo spero anche con questo Sweet Chili. Innovativo snack tutto di mais, non fritto, senza grassi idrogenati e senza glutine, quindi alla fine è uguale. Mi sono dimenticata di dirvi i valori per 40 grammi, quindi ve li dico adesso, tanto alla fine siamo lì con tutti. Allora, per 40 grammi ha 175 calorie, 4,9 grammi di grassi, carboidrati 29,7, fibre 1 grammo e proteine 2,6. Quindi assaggiamo Sweet Chili. Odorino. Wow, è un po' forte. Posso dire che li preferisco a formaggio. Sono buonissimi. Non me l'aspettavo. Si sente il retrogusto ovviamente di forte, di chili. No. Mi piace tantissimo questo gusto. Bevo e andiamo avanti. E continuiamo con questa linea e andiamo a sale marino. Una cosa che amo tantissimo sono i pec. Cioè, veramente meravigliosi.
Veramente sempre il solito discorso, quindi è inutile che mi soffermo come valori nutrizionali, stiamo lì, quindi non ve le ripeto ogni volta. Eccolo qui. Vediamo. Buono, ma sinceramente vi consiglio di prendere questi prodotti, ma prendere comunque gusti particolari, perché poi ne vedrete delle belle. Quindi seguite tutta la rubrica, che ci saranno 4 video, perché io guardo lì perché dopo le andrò a provare, ma ci sono dei gusti veramente spettacolari, quindi sinceramente buonissimo. Però sembra una classica comunque galletta di mais, non mi dice niente, anche perché provando formaggio, provando sweet chili, posso dire che non è tra le mie preferite, ma non perché non sia buona, perché comunque sale marino, però nulla di eclatante, ecco. Quindi per il momento poi c'è l'ultimo che ho voluto includere, anche se non fa parte di questa linea, perché poi è il secondo episodio, una serie TV, è incentrato sulla linea, che dopo vi faccio vedere, giusto un prodottino che assaggiamo. Giusto per non chiudere questo video a 3 prodotti. Allora, sinceramente, sì e no, io mi sento di mettere al primo posto, sì, ascoltate bene, Sweet Chili. Secondo posto formaggio e ultimo posto sale marino. Andiamo a provare l'ultimo prodotto di questo video, ecco cosa vi dicevo, della linea Snick Snack Veggie Mix. E questo è un prodotto vegano, stavo poi scritto tutto. Quindi, allora, aspettate che trovo un attimo l'italiano. Mini gallette di patate con mix di verdure senza glutine. Fiocchi di patate 51%, farina di riso, olio di mais, verdure 5%, ortaggi in proporzione variabili, barbabietola rossa, carota, spinacio, sale marino e vabbè. Quindi i valori per 70 grammi, quindi per tutta la confezione, quindi 30 grammi in più rispetto alla linea sì e no. Allora, a 275 calorie, 5,1 grammo di grassi, carboidrati 50, fibre 4,0 e proteine 5,4. Eccolo qui, ma il pack è bellissimo, 70% di grassi in meno, non fritto e senza glutine. Veggie Mix. Oddio, ma no, queste sono meravigliose. Queste sono meravigliose. Wow. Proprio perché ovviamente non è la classica galletta, non è il classico triangolino, ecco. Ma no, raga, perché sono proprio dei triangolini di patate. Quindi, wow. La vita. Un mix di sapori. Posso dire che queste le sognerò anche di notte. Sì. Wow. Ok, non riesco proprio a fermarmi perché sono buonissime. Sì, avrei il coraggio di finirmele tutte, veramente tutte. Perché poi sono salate, ma al punto giusto. Wow. Queste devono finire direttamente nel vostro carrello. Potete fare anche tranquillamente scorta, perché se vi fidate delle mie recensioni, li amerete. Quindi, ovviamente, io vi do 1000. Perché non posso fare la classifica, perché dopo andremo a provare nel secondo episodio gli altri gusti, ma queste sono buonissime, no? Come la mangio. Wow. Ok, io spero che la prima recensione vi sia piaciuta. Io vado a registrare subito la seconda perché non vedo l'ora.
E quindi nulla, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!